Si chiama Karin Jones, è una bella donna, medico americano, mamma di un bimbo di 9 anni di età, la quale ha raccontato i diversi disturbi che avrebbe avuto, o meglio, che starebbe vivendo dopo essere entrata in menopausa. Viva a Londra, ha voluto parlare apertamente, infatti, della sua tremenda voglia di fare sesso in maniera continuata, continuativa e con piena efficacia e voglia di farlo effettivamente. Dopo i 50 anni, per colpa degli sbalzi ormonali dovuti alla menopausa, la donna ha sempre voglia di fare sesso, di fare l'amore. Ho subito un'impennata nella libido, a 49 anni di età, avrebbe detto. Ho iniziato a cercare nel web, trovare uomini sposati disposti a fare sesso e poi tornare a casa era come entrare in un negozio di dolci con le tasche piene di soldi. Sentivo il bisogno di fare il sesso più volte al giorno, è successo poco prima della menopausa, ed è un fatto forse un po' strano, ecco, questo comunque avrebbe dichiarato la donna. Un aumento che farebbe parte delle conseguenze che vengono a crearsi quando subentra la menopausa, quindi quando non ci sono più le cosiddette mestruazioni. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto in primis, per la visione in secondis di questo video di oggi. Iscrivetevi se volete, commentate, datemi una vostra opinione, un vostro giudizio, un vostro parere a proposito dello sbalzo ormonale che può subentrare e soprattutto dalla voglia di sesso che può arrivare a una determinata persona nel momento in cui può eventualmente entrare in menopausa. Parliamo ovviamente di donne, di ragazze, di persone di genere femminile. Grazie, un salutone, al prossimo video da Nature Italiana.